Un saluto a tutti da Ponte di Procida. Come vedete siamo qui in via panoramica insieme ai ristoratori, ai proprietari, ai lavoranti degli chalet di via panoramica, chalet che sono stati chiusi, e c'è questa protesta questa mattina, come vedete, molto sentita anche da commercianti di fuori. Allora, Mariangela Scotti, presidente dell'associazione ristoratori del Fraiclei, com'è la situazione? Allora, sicuramente bisogna fare una premessa importante. Già con una delibera di giunta del 1 dicembre 2022 è stato proclamato lo stato di emergenza qui a Monte di Procida. Sicuramente viviamo nella piena consapevolezza di vivere su di un territorio a rischio idrogeologico. Con l'ordinanza sindacale è stato previsto una chiusura ad horas delle attività più esposte. Noi siamo qui oggi per capire insieme, diciamo in piena collaborazione e sinergia con le istituzioni, per capire qual è il programma futuro e quali sono soprattutto i tempi per la tutela della nostra forza lavoro, per i nostri dipendenti che sono la risorsa più importante. Io definisco sempre gli chalet un luogo del cuore, un luogo dove è stata la tappa obbligatoria, insomma, di tutte le persone che hanno accompagnato i loro studi, che hanno sviluppato quelle skills che magari sono tornate utili per lavori che adesso svolgono, che sono completamente differenti dalla ristorazione e che hanno lasciato il cuore sugli chalet. Sono fiduciosa che qualcosa si possa fare insieme e adesso aspettiamo un tavolo con l'amministrazione per discutere insieme. Diciamo che gli chalet sono anche la maggiore risorsa di Monte di Procida per quanto riguarda, diciamo, la ristorazione e anche il turismo. Ci sono migliaia di persone che ogni settimana giungono qui a Monte di Procida da tutta la Campania per la cistecca e per la bellezza di questo posto. Sì, esattamente, non è soltanto mero indotto economico, io lo definisco qualcosa di più profondo. Persone che percorrono chilometri per venire qui a Monte di Procida ad ammirare i campi flegrei, dal nostro belvedere Supermundi, provare la cistecca montese che è il fiore all'occhiello di Monte di Procida, è un paese pieno di risorse. Quali prospettive ci sono adesso, in questo momento? Sicuramente c'è il piano urbanistico comunale che dà delle prospettive positive. Ovviamente i tempi non li conosciamo, e speriamo che siano veloci. Praticamente sì. Dovreste mettervi all'interno del parcheggio che c'è, sì, qua dove sta la strada. Sì. Vabbè. Ok, aspettiamo allora, vediamo cosa succede. Grazie.